Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Sapete, vero, della grande passione che ho per i risotti? E allora oggi prepariamo il risotto al teroldego. Un piatto che Pierangelo ha avuto modo di assaggiare diversi anni fa in Trentino Alto Adige, di cui è originario questo vino, di cui abbiamo sempre parlato ma non abbiamo mai provato la ricetta. E allora gli ho proposto di cucinarla qui in Cucina con Agnese. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pochi, quelli giusti e veramente buonissimi. Partendo dal riso, mi raccomando, un ottimo riso carnaroli in questo caso ci servirà. Ci sono 320 grammi, 400 ml di vino teroldego che io ho lasciato in questa bottiglia senza il tappo, così che respiri e tiri fuori le sue note fruttate e intense. Ci serviranno 20 g di burro, una cipolla bianca dolce piccola tagliata finemente, del prezzemolo a piacere, del sale, olio extravergine d'oliva, del brodo di carne mi sta aspettando bello caldo sul fuoco e la casseruola è già pronta sui fornelli. E allora mettiamoci subito a cucinare, che questo piatto lo portiamo a cena stasera. In questa casseruola ci sono 2 cucchiai abbondanti di olio extravergine d'oliva, mi raccomando sempre quello buono. È arrivato a temperatura, andiamo ad aggiungere la cipolla e lasciamola durare qualche secondo. La cipolla è ben dorata, andiamo ad aggiungere adesso il riso. Lasciamolo tostare bene. Questo risotto, pensate, pur essendo cucinato con il vino, è un risotto adatto anche per gli astemi, perché una volta aggiunto il vino l'alcol evaporerà tutto e lascerà solamente il sapore intenso e fruttato del vino che viene coltivato, le cui uve, scusate, vengono coltivate in Trentino Alto Adige, e hanno proprio questa caratteristica di avere questo sapore intenso e fruttato che lascerà una nota speciale al riso una volta cucinato. E il risultato finale sarà un intenso colore violaceo del riso. E ora andiamo ad aggiungere il vino, tutto in una volta, mi raccomando. Lasciamo evaporare l'alcol e buona parte del vino prima di aggiungere il brodo. Come vedete, il vino è quasi evaporato del tutto e è arrivato il momento di aggiungere il brodo caldo piano piano e portare il riso a cottura quasi ultimata, 1-2 minuti prima andremo poi a mantecare. Ci vediamo dopo. Eccoci qui, 17 minuti sono passati. Spegniamo il fuoco. Io a fuoco spento vado ad aggiungere il burro, qui ci sono 20 g di burro, per mantecare il riso, una parte del prezzemolo. Non vi ho messo nella lista degli ingredienti il formaggio grattugiato, perché come sempre c'è a chi piace il formaggio e a chi no. Se non vi piace, omettete questo ultimo passaggio. Un'ultima mescolata e io impiatto, che la tavola è già apparecchiata. A fine cottura non l'ho neanche regolato di sale, perché era perfetto, gustoso, intenso, profumatissimo. E il risotto al teroldego è pronto per essere portato in tavola. Qui in cucina c'è un profumo delizioso, non vi so dire. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, io corro a cenare perché il risotto è fumante e va mangiato subito. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it, oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.